Rivoluzione Inter. Con l'arrivo di Antonio Conte e diversi movimenti sul calciomercato, sembra davvero che l'Inter stia per cambiare decisamente volto. Proviamo allora a vedere come giocherà nella prossima stagione. Nei prossimi minuti proveremo a ipotizzare un modulo, un 11 di partenza e i trasferimenti più probabili. Pronti? Si parte! Prima di tutto, che gioco proporrà l'Inter di Conte? Lo chiediamo ad Andrea Agostinelli, della redazione italiana di One Football. L'Inter sarà una squadra che farà dell'intensità e dell'organizzazione tattica la sua cifra stilistica. Fase di impostazione, seguendo gli esempi passati di Conte, vedremo una squadra che proverà ad avere libero almeno uno tra il regista ed uno dei tre difensori. In questo modo la squadra riuscirà sempre a dare sfogo alla manovra e risalire il campo velocemente con combinazioni veloci. Come detto, l'obiettivo sarà quello di risalire il campo velocemente palla a terra, ma anche quando non ci sarà modo di farlo, l'Inter non avrà paura ed alzerà il pallone cercando il centravanti. E quindi di conseguenza vedremo tanti movimenti da parte delle seconde punte o delle mezze ali ad andare a recuperare le sponde o le palle vaganti. Il ruolo chiave è quello degli esterni, perché in fase offensiva devono fare in modo di creare superiorità numerica, ma soprattutto creare quei mezzi spazi in cui devono inserirsi i centrocampisti. In fase difensiva invece devono lavorare a stretto contatto con la difesa sulla stessa linea per fare in modo che la manovra avversaria converga verso il centro, dove però gli spazi saranno intasati. La nostra formazione di base sarà un 3-5-2, anche se Conte potrebbe anche facilmente utilizzare un 3-4-3 o un 3-4-2-1. La maglia numero 1 non è assolutamente in discussione. Tra i pali ritroveremo sicuramente Samir Handanovic. Il portiere sloveno si appresta a iniziare la sua 8ª stagione con l'Inter e lo fa con la fascia di capitano che ha ereditato lo scorso anno quando è stata tolta a Mauro Icardi. Per l'Inter è una sicurezza e nello scorso campionato ha mantenuto la sua porta inviolata in 17 partite su 38. Passiamo ora alla difesa, un reparto che si preannuncia davvero interessante. A partire dalle conferme, come quella di Stéphane Defray, grandissimo colpo della scorsa estate, arrivato dalla Lazio. Un difensore sicuro e abile nell'anticipo, ma anche dotato della giusta freddezza con la palla al piede e di una buona precisione nei lanci lunghi. Un'arma che Conte vorrà sicuramente utilizzare per risalire il campo in velocità. In mezzo alla difesa giocherà Diego Godin, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con l'Atletico Madrid. Un vero e proprio totem a livello caratteriale e fisico, con un'esperienza a livello internazionale che farà sicuramente comodo al ritorno in Champions dell'Inter. È un maestro nell'interrompere le azioni avversarie e nell'allontanare il pericolo dalla propria porta, oltre a conservare anche una discreta sensibilità offensiva. Un residuo degli esordi della sua carriera, visto che l'uruguaiano ha iniziato a giocare come enganche prima di essere arretrato come difensore centrale. Il suo arrivo rinforza senza dubbi la difesa dell'Inter, anche in termini di intensità, e sicuramente non farà rimpiangere Miranda, ormai prossimo alla partenza. A completare il reparto difensivo è ovviamente Milan Škriniar. E, prima che iniziate a scrivermelo nei commenti, Škriniar è la pronuncia corretta. Lo slovacco è un giocatore che fa del contrasto la sua specialità. Nonostante la mobilità non sia il suo forte, il suo senso della posizione gli permette di affrontare ogni contrasto con sicurezza, sia a difesa schierata sia in fase di transizione. E anche in fase di impostazione può dare un contributo importante. Nella scorsa stagione ha realizzato quasi 70 passaggi a partita, con una precisione superiore al 92%. Per la fascia destra è da poco atterrato a Milano Valentino Lazaro. Madre greca, padre angolano, passaporto austriaco, Lazaro è arrivato dall'Hertha Berlino per 22 milioni più bonus. A Berlino Lazaro è stato utilizzato in tutte e tre le posizioni della fascia destra durante la scorsa stagione. Terzino ala in un 4-2-3-1 o mezzala destra in un diamante di centrocampo. E il suo contributo offensivo l'ha fatto sentire in qualsiasi zona del campo in cui è stato schierato, con 3 gol e 7 assist in 31 partite. Ora all'Inter dovrà ricoprire il famigerato ruolo di tuttocampista di fascia, tanto caro a Conte, adattandosi a un maggior dispendio di energie. A 23 anni però il futuro è dalla sua parte. L'altra corsia esterna è una posizione molto discussa, il cui proprietario dovrà convincere Conte di avere le giuste motivazioni se vuole proseguire la sua avventura all'Inter. Stiamo parlando ovviamente di Ivan Perisic e anche qui vi devo fermare subito per assicurarvi che la pronuncia è corretta. La scelta è delicata, sia perché il croato l'anno scorso ha convinto solo a metà, giocando una stagione molto discontinua, sia perché al trentenne è richiesto di adattarsi a un nuovo ruolo. Perisic ha infatti giocato principalmente come ala nella sua carriera, mentre con Conte si dovrà trasformare in un esterno con maggiori responsabilità nel ripiegamento difensivo. Passiamo ora al centrocampo, dove ormai è fatta per Nicolò Barella. La mezzala del Cagliari è destinata a diventare il terzo giocatore più pagato nella storia dell'Inter, dopo Vieri e Crespo, e sarà chiamato a dimostrare il suo valore, valore che potrebbe addirittura crescere. Se infatti dovesse riuscire a sbloccare la seconda tranche di bonus, supererebbe l'argentino, guadagnandosi il secondo gradino del podio. È stato fortemente voluto da Conte e non è difficile capire perché. Un giocatore esplosivo, abile nello stretto e capace di grandi sgroppate palla al piede,
con una buona visione di gioco e un grande istinto. A 22 anni, Barella è chiamato a limare qualche difetto di troppo, come l'eccessiva propensione al tiro da fuori e la tendenza a perdere palla troppo facilmente. Ma è pur vero che, se l'anno scorso doveva portarsi sulle spalle una squadra che lottava contro la retrocessione, quest'anno potrà concentrarsi su dei compiti più specifici in una squadra di livello superiore e agli ordini di uno dei migliori tecnici al mondo. In mediana troviamo un altro croato, Marcelo Brozovic, un giocatore che è considerato da Antonio Conte centrale nel progetto, tanto da essere inserito nella lista degli intoccabili. Brozovic ha garantito una mola importante di contrasti e intercetti nella scorsa stagione e, nell'attuale centrocampo interista, è il giocatore che ha effettuato più passaggi, sia in termini di volume sia in termini di precisione. A 26 anni è però chiamato a dimostrare una maggiore intensità di concentrazione e a lasciarsi alle spalle i blackout che fin qui hanno caratterizzato la sua carriera. Per completare il centrocampo interista vogliamo provare a scommettere su Roberto Gagliardini. Il 25enne nella scorsa stagione è stato utilizzato in maniera limitata, segnando comunque 5 gol in 19 partite, ma Conte l'ha subito tolto dal mercato e potrebbe puntare su di lui. È vero, le alternative si chiamano Mattias Vettino e Stefano Sensi. Dalla sua però Gagliardini ha delle caratteristiche fisiche e una sensibilità da incontrista che lo rendono particolarmente adatto al gioco di Conte. Più, per esempio, del neoacquisto Sensi, giocatore più creativo e, diciamolo, un po' sottodimensionato rispetto agli standard abituali del nuovo allenatore interista. Ma anche di Vettino, giocatore sì abituato a giocare a ritmi alti, ma anche meno avvezzo alla verticalità. Passiamo ora alla coppia d'attacco, dove crediamo Conte possa riconfermare El Toro, Lautaro Martinez. Nella scorsa stagione, Lautaro si è ritagliato un posto in squadra soprattutto dopo la crisi Icardi, segnando 6 gol in 27 partite, più di metà delle quali però disputate partendo dalla panchina. Con la partenza di Icardi, Lautaro è chiamato a fare il salto di qualità e a dimostrarsi di meritare la maglia da titolare dell'Inter. Con ogni probabilità, Conte lo vorrà vedere attaccare la profondità, affiancato da una punta di peso capace di addomesticare i palloni lunghi e servire Lautaro oltre la difesa avversaria. Chi potrebbe essere quell'attaccante? Nelle scorse settimane sono stati fatti insistentemente due nomi, forse due e mezzo, e tutti ci sembrano particolarmente adatti a svolgere quel ruolo di perno offensivo per la risalita veloce della squadra. Il primo nome è quello di Edin Dzeko della Roma, un attaccante capace di attrarre magneticamente il pallone al suo petto e che grazie al suo fisico e alla sua tecnica è perfetto per questo ruolo. È vero, manca un po' di cinismo sotto porta, ma sa interpretare il lavoro sporco della punta come pochi al mondo. Il mezzo nome è quello di Llorente, altro centravanti nato per aiutare la squadra a salire, come abbiamo visto nella semifinale di ritorno tra Tottenham e Ajax. Un piano C di sicuro valore, anche tenendo conto che il suo contratto con il Tottenham è ormai scaduto. Il nome dei sogni è però quello di Romelu Lukaku. Il belga è in rotta con il Manchester United e vorrebbe lasciare la squadra. L'Inter lo corteggia da settimane. Lo United chiede oltre 70 milioni per lui. Vedremo se l'Inter riuscirà a spuntarla. Questo era secondo noi un possibile 11 di partenza per l'Inter di Antonio Conte. È una sola delle tante possibilità. Su che centrocampisti punterà Conte? Lautaro troverà un posto da titolare? E Lukaku e Dzeko atterreranno a Milano? Come sempre, diteci la vostra nei commenti. Scaricate la nostra app, iscrivetevi al canale e pigiate la campanella. Non vorrete perdervi i nostri prossimi video? Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.